ogni storia è una magia che nessuno ti può portare via. Benvenuto nella libreria di Null per Più Libri Union. Vediamo cosa possiamo trovare oggi di bello da leggere insieme. Seguitemi. Il libro che ho scelto per voi oggi è Fuori Gioco, Mattias Sindelar, il Mozart del pallone. Scritto da Fabrizio Silei e illustrato da Maurizio Quarello, pubblicato da Orecchio Cervo. Ho scelto questo libro per il giorno della memoria, dato che è ambientato nel 1938. Incominciamo a leggerlo. Sono il più forte, il più bravo di tutti, il campione dei campioni. Io sono Cartavelina, sono il Mozart del calcio. Sì, io sono Sindelar. Marcus corre da solo con la palla nel piazzale deserto, fra due alberi spogli e casermoni popolari, coi panni stesi alle finestre che sembrano guardarlo. Eccolo che avanza, dribbla l'avversario, tunnel al mediano, arriva al limite dell'area di rigore, salta un terzino, impossibile fermarlo, sembra un fulmine, tiro, gol! Questo libro parla di Marcus, che è un fan sfegatato di Mattias Sindelar, che gioca nella nazionale austriaca. È così fan che quando lo prendono in giro i suoi compagni di classe perché dicono che sta con una fidanzata che è ebrea, lui li picchia e si prende una punizione solo perché è fan di un giocatore che loro insultano. Quindi è davvero un fan. Infatti quando è tornato a casa e ha saputo che per l'inaugurazione dell'unione dei due paesi tra i tedeschi e gli austriaci faranno una partita di calcio, l'ultima tra le due nazionalità appunto. Marcus era davvero eccitato, però suo padre sembrava preoccupato. E infatti quella sera radunò i suoi amici. Era un po' segreto. Quel raduno era appunto contro il nazismo. Dovevano parlare assolutamente a Mattias. Non dovevano farlo giocare. Così decisero di fare un sorteggio per chi doveva parlarci. E uscì proprio il padre di Marcus. Il giorno dopo, il padre di Marcus sapeva dove trovare Sindelar, nel suo bar preferito con la sua fidanzata. E quando lui era uscito a firmare tutti quegli autografi che venivano in massa, lui, il papà di Marcus, riuscì a parlare alla sua fidanzata. E così che la sera gli riferì tutto. Sindelar quasi ci pensò a non giocare la partita. E quindi il papà di Marcus sembrava che aveva fatto un buon lavoro, anche se i suoi amici erano un po' contrariati, perché doveva parlare proprio con lui in persona, non con la sua fidanzata. Se non gli avrebbe detto, loro non lo sapevano. Però il papà di Marcus era molto convinto. Il giorno della partita, Marcus e suo padre andarono allo stadio e chi videro entrare? Proprio Sindelar. Quindi il piano del padre Marcus non aveva funzionato. Quando iniziò la partita, i tedeschi erano subito in attacco, più veloci che mai. E solo quando Sindelar recuperò la palla e fece un gol stupendo, allora l'Austria riprese tutte le forze. Però i tedeschi erano ancora più feroci e accaniti. E alla fine l'arbitro non poté che non fischiare una punizione per l'Austria. La punizione la doveva battere Sesta. E tirò una cannonata all'incrocio, un gol indimenticabile, e la partita finì sul 2-0. Alla fine, dove tutti i giocatori dovevano fare il saluto finale alzando la mano a Hitler, Sindelar e Sesta si rifiutarono di farlo. Non lo fecero, non si abbassarono al volere di Hitler. E dopo questo messaggio, a poco tutti gli austriaci incominciarono ad applaudire. Ci fu un boato da parte degli austriaci. Tutti erano molto felici. Gli occhi di papà del Marcus erano lucidi, pieni di gioia. In fondo il suo piano aveva funzionato.
Dopo 9 mesi, la cameriera entrò nella stanza di Svindler e incominciò ad urlare. Ma secondo voi perché? Lo lascio scoprire a voi. Questo libro è molto bello perché parla del nazismo in modo diverso, usando il mondo dello sport, più precisamente l'ambito del calcio. E invece questo libro dimostra che i veri campioni fanno dei gesti, tipo in questo caso Svindler, ma non solo di questo sport, del calcio, anche di tutti gli sport, dicono delle frasi oppure fanno dei gesti che ci lanciano un'energia positiva che noi ovviamente possiamo seguire oppure no. E a questo è a seconda delle nostre scelte. Questi sono i campioni veri. E adesso vi farò vedere un paio di immagini. Dopo che ho letto questo libro mi sono subito andato ad informare su questo giocatore e ho visto alcune foto e un video. E devo dire che queste immagini sono veramente realistiche. Guardatene un'altra. Siamo arrivati alla fine di questo breve viaggio. Spero che vi sia piaciuto il tempo passato qui oggi insieme a me. Vi aspetto nella libreria di Null per una nuovissima puntata di Più Libri Junior. E alla prossima magia.